Sempre per chiarire meglio la domanda che io faccio, chi nel centro ha una casa, ce n'è qualcuna A o una B oppure una F, può sapere in un tempo, insomma, più o meno vicino, se questa casa la deve dimenticare come tutte le, oppure può avere qualche speranza e nel caso abbia la speranza, come è concepibile con la sicurezza questa speranza? Bene, buonasera e grazie dell'invito all'Assemblea. Io, come sapete, sono da dicembre consulente del sindaco, che per me è un onore partecipare alla, dare il mio contributo di urbanista alla rinascita di questa città che è stata così duramente colpita. Ovviamente il mio è un impegno che riguarda gli aspetti dell'attività urbanistica e di come, con quali modalità, con quali approcci bisogna intervenire. Ovviamente la macchina è partita, è avviata con le sue criticità, voi avete subito in parte anche alcune lentezze, ma l'amministrazione da questo punto di vista, in relazione all'attività sul centro storico, sui piani di ricostruzione sì, piani di ricostruzione no, ha scelto una via molto diretta e decisa, perché intanto bisogna dire questo, che il piano di ricostruzione, così come dice il decreto 3, l'amministrazione l'ha iniziata da oltre un anno, perché fin da giugno dell'anno scorso sono partiti i bandi e gli avvisi per le aree che stanno, le aree B, le aree A, eccetera, eccetera, che adesso sono stati conclusi con l'avviso delle aree C che è partito in questi giorni. Quindi il piano di ricostruzione la città lo ha già avviato e ha pedissequamente seguito le indicazioni del sistema normativo che è stato messo in piedi dalla legge, dalle direttive, dalle norme, eccetera, eccetera. A un certo punto di questo percorso, esattamente se vogliamo fare un riferimento al decreto, al comma 3, cioè quando il sindaco, esaminate le proposte dei cittadini, valuta queste proposte e procede ai piani di ricostruzione, beh, ci si è accorti di una cosa, ci si è soffermati sul fatto, ma nella storia urbanistica di questa città c'è o no anche un piano regolatore? Perché questo è stato un elemento che nel processo di forse convulso, che accelerato, è stato totalmente trascurato, cioè le pianificazioni vigenti dal processo di organizzazione della strategia di intervento sono state completamente trascurate. Come se si pensasse di ricominciare da zero, da tabula rasa, così non è. Noi ci dobbiamo avvantaggiare perché il piano regolatore fa parte anche della storia di questa città, è la regola che la città si è data, è vecchio, d'accordo, ha 35 anni, d'accordo, però è la regola che oggi vige. Quando io devo chiedere un'autorizzazione vado a vedere cosa prevede il piano regolatore. Allora perché mi sono soffermato su questo aspetto? Perché da qui è nata una accelerazione dei processi di decisione da parte del Comune attraverso le ordinanze del sindaco che hanno individuato sulla base delle istanze e delle schede progetto fatte dai cittadini le parti del centro storico che erano in conformità col piano regolatore. Quindi non si è atteso tutto quanto l'iter di formazione di un piano di ricostruzione che avrebbe detto tra un anno le stesse cose, intervento diretto e intervento attuativo. Gli interventi diretti conformi al piano sono stati sbloccati, questo secondo me non è un risultato da trascurare. Se oggi non è che abbiamo risolto i problemi, è ben chiaro, il grappolo delle questioni che diceva l'architetto D'Ascanio ne è testimone e tutte le altre problematiche dei colleghi presidenti degli ordini eccetera, quindi non è che abbiamo superato il problema, però ci abbiamo fatto un passo in avanti non piccolo a mio avviso. Ora si tratta di capire come questo passo che noi abbiamo fatto verso un'attuazione diretta può essere governata e qui si aprono tutta una serie di questioni di come si devono fare i progetti, di come questi progetti devono essere articolati, dei problemi irrisolti, dei finanziamenti, ma se oggi discutiamo dei progetti è perché l'amministrazione ha scelto
di procedere laddove c'era una conformità delle richieste avanzate dai cittadini con il piano regolatore, di procedere direttamente, di prendere una decisione forte, se vogliamo, da questo punto di vista. Ora, questa conformità, come avete potuto vedere dagli atti che sono diciamo collocati presso l'amministrazione, presso il sito dell'amministrazione, individuano già, man mano si è cominciati con le ambiti B, cioè quelli più periferici rispetto al centro storico, e poi via via con l'asse centrale e adesso con gli altri assi. Cosa si sta facendo? Si stanno esaminando le domande, le richieste che le schede progetto fatte dai tecnici sulla base dei vari dei singoli aggregati, per fare un'istruttoria di questi progetti e cominciare a fare un distinguo tra la conformità o meno al piano regolatore. Questa attività è un'attività in corso, perché le schede presentate sono oltre 2000 per la zona A, e quindi questo significa che gli uffici tecnici che stanno lavorando al massimo hanno un tempo ovviamente che deve essere governato. Anche perché a valle di questa decisione c'è poi l'aspetto dell'articolazione dei cantieri, che non è secondario, perché noi intanto raggiungiamo questo risultato, poi dobbiamo affrontare il tema della logistica, di come i cantieri vengono organizzati all'interno della città, per le questioni che lei sollevava. Ovviamente queste conformità col piano regolatore non riguardano la totalità della città e residuano circa un 30% di aree. E guarda caso queste aree che non, il cui intervento per intervento in queste aree è necessario un piano attuativo invariante, stanno soprattutto nelle zone, negli ambiti B, e su queste zone il comune andrà in attuazione con dei piani di recupero urbano singoli individuati all'interno di questo scenario. Quindi da una parte si sbloccano le situazioni di conformità, si riaccelera il processo di rientro della progettazione. Ovviamente non stiamo parlando di domani, stiamo parlando di tempi, dei tempi della progettazione e dei tempi della ricostruzione, che non sono purtroppo brevissimi. E nel frattempo si mette mano a una riorganizzazione della città. E guarda caso, non solo delle parti private, ma anche degli spazi pubblici, perché uno degli obiettivi di questa attività è migliorare la qualità del centro storico, perché noi, il valore aggiunto che noi metteremo dopo la fase della ricostruzione ovviamente sarà sicuramente la sicurezza, che è un elemento primario, il fatto di materiali ecocompatibili, altro elemento che viene sostenuto, e soprattutto aggiungere qualità. Qual era un discorso di difficoltà? Il problema della mobilità. Bene, allora questo valore aggiunto deve essere declinato all'interno di questi piani attuativi che verranno fatti nelle aree che non risultano a tutt'oggi conformi al piano. Ovviamente questo meccanismo è un meccanismo complesso, perché, come voi sapete, i 160-80 ettari del centro storico bisogna sommare i 235 ettari delle frazioni, per le quali il problema della riorganizzazione è lo stesso e quindi ha una sua complessità. Ora, noi dobbiamo porre l'attenzione, e questo l'amministrazione, il sindaco ce l'hanno ben presente, l'hanno sollevato nei tavoli di confronto con il Ministero, il problema della pianificazione delle risorse. Perché io leggo sul sito del commissario ci sono tante risorse, okay, ma i progetti non sono stati ancora presentati. Noi facendo un rapido conto che chiunque di noi può fare, cioè 2000 aggregati per una media di 3-4 milioni ad aggregato, fatevi voi i conti di quante sono le risorse disponibili per il solo centro dell'Aquila e delle frazioni. Dunque noi dobbiamo prevedere una pianificazione delle risorse, perché le risorse lì per adesso ci sono, ma perché i progetti abbiamo portato noi alla presentazione dei progetti, nel senso che si sta lavorando, si sta progettando con tutte le problematiche, si stanno affrontando le problematiche che avremmo avuto di fronte tra un anno, dopo la redazione dei piani di recupero. Quindi diciamo è una strategia che
che noi stiamo mettendo in campo, che ha una sua ovviamente complessità, però cercando di accelerare. Sì, allora i tempi, alcuni sono già diciamo sotto i vostri occhi, nel senso che tutte, man mano che si individuano le aree centrali, le zone B, si elencano gli edifici e gli aggregati che sono in conformità. Questo è un primo risultato, perché se io sono in conformità posso dare corso alla progettazione dell'aggregato o della demolizione e ricostruzione, quindi quello è già un primo livello di risultato. Gli altri arriveranno, adesso noi... Mi sembra che l'assessore aveva preso impegno che alla fine di giugno avrebbe presentato un primo quadro mosaico del centro storico dell'Aquila con queste aree che sono in conformità, le aree su cui invece si sta intervenendo si interverrà con dei piani attuativi che saranno ovviamente riferiti alle leggi ordinarie, perché attenzione, guardate bene un altro aspetto. I piani urbanistici che devono essere messi in campo devono essere piani solidi da un punto di vista giuridico e dell'efficacia urbanistica. Non possiamo rischiare di mettere in campo strumenti leggeri, strumenti che non hanno una forza giuridica tipica, cioè definita dalla legge. Perché noi abbiamo notato anche che il piano di ricostruzione, così come definito dalla legge, definisce le varianti urbanistiche necessarie per la ricostruzione del centro storico, definisce le linee di indirizzo strategico necessarie per riabitare la città, per rientrare la popolazione. Ora c'è una bella differenza tra